hanno preso il via le attività di pulitura delle calotte della Galleria del Gran Sasso. Per i lavori sarà impiegata una nuova tecnica basata sull'aspirazione del materiale da rimuovere senza uso di acqua. Aspirapolveri industriali sono entrati in funzione, le gallerie sono state isolate, enormi teloni sono stati stesi lungo il manto stradale così da sigillarlo. Un ruolo decisivo lo svolgono speciali sensori che misurano la salubrità dell'aria durante le attività. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri ha assistito all'avvio delle attività delle squadre di Strada dei Parchi. Rappresenta certamente l'impegno che il governo ha avuto nel semplificare e velocizzare i lavori che dovevano essere fatti. Il commissario Gisogni, che è stato nominato prima del decreto semplificazioni, oggi però viene ancora di più stimolato dal governo attraverso il decreto semplificazioni per riuscire a trovare una soluzione, mettere tutti gli attori attorno ad un tavolo per poterli coordinare. E mi pare che abbia fatto un lavoro egregio, grazie anche, devo dire, alla collaborazione del concessionario, che certamente si è reso disponibile, all'ente parco, che hanno dato la possibilità di riuscire a recuperare quello che è il primo passaggio di un grande lavoro che si deve fare. Si è preferito utilizzare, attraverso, diciamo, delle indagini tecniche e delle scelte che sono state fatte direttamente sia dal concessionario che anche da chi doveva prendere decisioni, e si è fatta invece una pulitura a secco, si sta facendo una pulitura a secco attraverso la distensione di teli sul pavimento, che chiaramente non lasciano alcuna traccia di queste polveri sottili. Quindi c'è un grande rispetto dell'ambiente, ma soprattutto anche la capacità di riuscire ad avere la possibilità di riavere la galleria intatta. Saranno al lavoro 15 squadre di operai specializzati che interverranno su entrambe le gallerie, ognuna lunga 10 km. Questa è un'importantissima infrastruttura che collega dei territori che hanno bisogno di muoversi, come tutti i territori italiani. È molto importante che questo tipo di opere non trovino dei blocchi, procedano in una maniera spedita affinché, appunto, l'infrastruttura possa tornare ad essere utile al territorio e tutto il territorio stesso venga messo in sicurezza. Per pulire la volta dei due tunnel si impiegheranno circa 40 giorni e si lavorerà di notte per ridurre al minimo i disagi alla circolazione autostradale.